No, ho tirato una bomba. No, ma sono stato scemo. Ho tirato una molotov senza motivo. Bella a tutti, signori, e benvenuti in questo nuovo episodio di Guns, Gore e Cannoli. Episodio numero 6, signori. Continuiamo la nostra avventura col nostro detective. No, col nostro gangster. È un gangster, non è un detective. Vinny Cannoli, alla ricerca del tizio che dovevamo cercare, che non ricordo neanche più il nome, però va bene, va bene. Signori, io sono Maullo941, siamo sul mio secondo canale, Maullo941bis. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di fare anche un salto sul primo canale e di guardare anche i contenuti che portiamo su quello. Detto questo, signori, grazie di tutto e continuiamo l'avventura. Cercando di non morire male. Allora, stiamo calmi. Lì penso debba saltare lì sopra. Ok, qui scendiamo. Scendiamo, c'è sempre da stare attenti a dove, a come si scende, signori, perché non sai mai cosa ci può stare adesso. Oh, armi, armi, armi. Ok, lì c'è il mondo. Bene, lì c'è il mondo terribile. Riesco a tirargli una molotov, una bombetta così da buongiorno. Una molotov, ve la posso tirare una molotov? No, no. Ho dato fuoco alla macchina praticamente. E allora, stiamo calmi. Dammi questa e diamo il benvenuto a tutti. Benvenuto, benvenuto. Ok, abbiamo armi per noi. Buono così. Abbiamo la pistoletta magica, signori. Attenzione, tutto troppo tranquillo. Tutto troppo tranquillo e non mi piace. Chi cazzo? No, no, fe, chi cazzarola sei tu? Scusatemi, lui non mi sembrava tanto uno zombie, signori. Era uno con una mazza in mano che mi stava a perseguitare. Non mi sembrava tanto uno zombie. Mamma mia, come li abbiamo presi di lusso. Ecco, il cuoco è bene a rompere le scatole. Di qua c'è qualcosa per noi? Una bellissima armozza. Ok, calma, 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 calma. Calma, ok. Ok, mannaggia a te, mannaggia a te. Vuoi morì? No. Mamma mia, porca miseria, siamo rimasti bloccati col cuoco praticamente. Che cosa terribile. Sì, dai, spariamo un po' con questo. Dobbiamo salire sui camini, immagino. Sì, bello, munizioni per noi. Sento parlare, la cosa non mi piace per nulla. No, 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 ma perché hanno aggiunto sti omini bruttissimi? Hanno aggiunto sti omini bruttissimi col palloncino molto da hit che non c'entrava nulla. Perché hanno aggiunto gli omini di hit? Allora, io sentivo qualcuno che si lamentava, però non vedo nulla. Non vedo nessuno più che altro, ok. Questo posso distruggerlo? No. No, ho perso un caricatore per fare sta cretinata. Oh, salvataggio per noi. Aspetta, che là c'è la signora che ha mangiato pesante ieri sera. Ah, ma dai. No, l'ho presa male. Ok, l'abbiamo mandata di sotto. Se mi sale dalla scala, signora. Guarda, guarda, guarda che sale dalla scala. Meno male, è morta prima. Meno male, ok. Calma. Calma. Qui c'è del fuoco a cui dobbiamo stare molto attenti. Grandissimo il nostro Vinny. Cosa c'è sotto? Fuoco come se non ci fosse un domani. Io dove devo andare? Forse là sopra. Sì, dovevo andare là sopra. Perfetto, nessuno qua mi spara. Nessun pericolo. Eccolo. Perché io parlo? Ma porca. No, vabbè. Fermi tu, fermi tu, fermi tu. Ti vi rompi i palloncini. Voglio vedere come fate a fare i tipi simpatici senza i palloncini. Dai, così, calma. Calma, ce l'ho i proiettili, sì, devo caricare. No, l'Erch sta arrivando, lo facciamo fuori velocemente. Fuori l'Erch. Calma, ok, altro l'Erch. Dai, così. No, allora, di qua io quasi quasi ci scendo, perché ci sono dei proiettili interessanti, mamma mia. Ho rischiato tantissimo, però va bene. Via, 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 via. Ecco, e lì una bella bomba per voi. E facciamo tutti un bel salto in aria, ok. Calma, c'è troppa caciara in quel punto, signori. Di qua possiamo scendere, eh? Sì, mi sembra abbastanza tranquillo. Certo, le lenzuola sporche di sangue, dico. Non le hai per niente lavate bene, zia. Mi sa che c'è qualche problema nel lavaggio. Ok, la signora che è rutta male. E levati. E teniamo la distanza. Teniamo la distanza. Ok, è morta. E questo. E levati. E levati. Ce lo portiamo in giro, signori. E levati. E levati. Cosa? No, 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 cosa gravissima. No, ma porca miseria. Aia. C'è troppa caciara, signori. C'è troppa caciara. Allora, se non sbaglio, il gioco del rugby ce l'abbiamo perso, no? Si è andato a fuoco il gioco del rugby. Penso di sì. Allora, questa appena risalta nuovamente, gli facciamo saltare il cervello. Oh, te devi levare. Te devi levare. Sì. Pia, pia, graffi tua sorella. Dai, così. E dai, e muori. Questa è ancora qua. E porca miseria.
dai. Dai, dai, dai. Policeman, fatto fuori al volo. Allora, aspettate un attimo, fatemi recuperare le cose sulla cabina. Andiamo un attimo da questa parte. Che mi sembra che c'è qualcosa di buono. Ottimo, molto per noi. Buono così, buono così. Saliamo, saliamo, signori, saliamo. Saliamo, saliamo. Ovviamente qui qualcuno arriverà a rompere le scatole. Era per forza scontato. Ce l'abbiamo i preti a far fuori questo. Sì. Teniamoli a distanza. Ok, carica di nuovo, Vinny. E partiamo all'avventura. Sali, sali, sali. Armi per noi. Buono, buono. Di là c'è nulla. No, di qua non possiamo salire. Neanche sul bordo. No. Dobbiamo andare di qua allora. Ok, calma, calma. Da una finestra all'altra. Salvataggio per noi. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo che... Allora, c'è una vita ridicola con tre proiettili. L'abbiamo fatto fuori. Però va bene. È cambiata la musichetta, signori. La musichetta è cambiata. No, no, il gangster. Abbiamo dei nuovi gangster. Tanti nuovi nemici, signori. Li abbiamo fatto saltare la testa. No, allora, non mi sembrava tanto zombie quello lì. Mi sa che stiamo arrivando in una zona molto interessante. Fuori, fuori, fuori. Ok, carica, Vinny, carica. Bello, signori. Ma porca miseria. Dobbiamo essere più veloci di lui. Dobbiamo essere più veloci di lui. Ci tira anche le bombe. Il tizio, hai capito tu? Hai capito il tizio? Mi dai la pistoletta quella coi contro coiones? Che ci divertiamo un attimino con questi che vogliamo fare. Sfonda la porta. Dai così. No, 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 no. Ma porca di vostra sorella. Di vostra sorella ubriaca. Dai, mi vengono pure alle spalle, signori. Che non... Un po' di calma. Ci sono proiettili per tutti. Non vi preoccupate. Sfonda, sfonda. Sfonda, sfonda. Sfonda, sfonda. Dai, è così. Spara, spara. A chi spari? No. Allora, sono scemo. Sono scemo. Io sono scemo. Intanto facciamo fuori lui. Ok. Carica grande, Vinny. E poi facciamo fuori il gangster finto. Bello, 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 bello. Non me l'aspettavo che mi attaccassero anche alle spalle. Dico, mannaggia lui. Quest'arma è bellissima. Però facciamo una cosa. Proviamo l'altro fucile. Questo. No, 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 voglio provare questo. Guarda quante belle munizioni. Non so di che arma, però va bene. Dai, dai, che cannoni non lo ferma nessuno. Cannoni non lo ferma nessuno, signori. Esplodi, esplodi. Con le mazze questi. Mi sembra un po' esagerato, signori. Troppa violenza. Allora, con questo non lo pigliamo. Saltello. Preso in secco. Ok. No. Dai, è così, la testa non ti serve più. Bello così. Siamo in un palazzo interessante. Dai, dai, un altro, ok. Una cabina. Distruggiamo la cabina. C'è una porta nascosta dietro la cabina. Caffè per noi. Esci, Vinny. Non eravamo ancora riusciti a rompere tutta. Allora, sinceramente è più divertente con loro che con gli zombie, sinceramente. Allora mi sto divertendo molto di più, quindi dagli un calcione, porca. Mi dagli un altro calcione. Dagli un altro calcione. Oh, tre calcioni e muore. Ottimo. No, 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 no. Ma che è sta caciara, signori? Troppa caciara, troppa caciara. Ma porca delle vostre sorelle embriache. Dai, è così. Calma. Abbiamo perso un sacco di vita. Un salvataggio. Ok, stiamo calmi. Cambiamo la pistoletta. Mettiamo questa. Caffè per noi. Ok, signori, allora io per questo sesto episodio mi fermo qui. Stiamo andando avanti, abbiamo incontrato nuovi nemici. Questa cosa è molto carina, almeno il gioco sta cambiando fisionomia. Bello, bello, attenzione, qua c'è lo zombie che non mi vuole far finire il video. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!